Buongiorno ragazzi, finalmente dopo un po' di tempo ritorno con un nuovo video, nuovo episodio di Real People e sono particolarmente contento oggi perché ho un ospite, o meglio due ospiti, d'eccellenza. Non ha bisogno di tante presentazioni, ma io ve lo presento lo stesso. Eccolo qua, vi presento Lorenzo Barone e Aigul, l'ho detto bene? Sì, sì. Detto bene? Direttamente dal mondo, direi, seguitelo sul suo canale, vedete le pazzie che fa, Siberia, Alaska, deserto, comunque, niente a che vedere con me, però il caso ha voluto che aveva bisogno di un tandem. Io ce l'avevo in negozio a prendere polvere da 6 anni, quindi glielo impresterò per il suo viaggio attraverso l'Italia e oggi lo accompagno, anzi li accompagno, nella loro prima tappa. Venite, quindi adesso gli presento il loro mezzo, che sarà il loro compagno di viaggio per i prossimi 1000 chilometri. Faremo un bel giro di 2-3 mila chilometri per l'Italia e questo tandem ci svolta la vita. Quindi se vedete due in giro con un tandem super mega galattico, che adesso vi faccio vedere, saranno loro. Ecco qui il mezzo. Mezzo nuovo, che sono 6 anni che prende polvere in garage e quindi finalmente viene utilizzato, direi, nel migliore dei modi. Carichiamo le borse. Adesso si carica e si parte. Ok, ultimi ritocchi, le bici sono praticamente pronte, anzi ve le faccio vedere. Vedete queste tecnologie dell'ultimo millennio, porta cellulare con camera d'aria. Non mi fido della calamita. Parchina, è pronta anche lei. Vado via un giorno e mezzo, sembra che vado di andare via 6 mesi. Ma la prudenza non è mai troppa. Ok, siamo pronti a partire, ciao! È sempre così. Voi siete pronti? Ok, salutiamo Enzo, mi raccomando. Ciao. Lavora. Ci vediamo. Va bene. Partenza. Ah, finalmente siamo usciti dal traffico. Abbiamo sfiorato la Val Borbera e adesso ci dirigiamo verso Garbagna. I ragazzi se la pedalano verso Varzi. 17 km 2 sono stati fatti. Guarda lì come zampetta, no? Il nostro amico Google Maps ci dice salita ripida e noi andiamo a farla. Siete pronti? Abbiamo voluto la bici, no? Quasi due ne hai voluto. Andrà a finire che faccio perdere Lorenzo Barone a Garbagna, che non si è perso in Siberia. Lui ride. Walk, it's not long climb. Come si dice in inglese dopo la curva spiana? La salita è ripida, però ci fa. Non si vede mai da video le foto. Sì, ma no, con questa si vede. Ah, portare a spasso le bici. Qua stiamo per assistere a un divorzio in diretta. Però ha sempre il sorriso, eh? Ma dipende cosa c'è dietro. Vabbè, però il sorriso c'è sempre. Beh, dai, vale sempre la pena fare la salita, eh? Anche se adesso basta, grazie. Buongiorno, principessa! Sono le 2:20, abbiamo fatto 37 km con delle salite interessanti, una ma interessante. Adesso ci mancano ancora 12 km a Varzi,
e poi faremo pausa, anche perché non abbiamo ancora mangiato. Qua i ragazzi vivono d'aria, io non lo so. In 3000 km dimagrirete e vi allenerete, no? A meno che non li fate tutte così a piedi. Ma pare 17, 20 kg in meno, lei si allena e via. A quanto pare siamo arrivati. Dov'è che siamo? A Nivione. E partiamo per tutta l'Italia fino a inizio novembre. Alcune sono doppioni. Prendi quella che vuoi. Bene, grazie. Ma no, ma da ditemi quanto. No, no, non so tu che c'è. No! Dici? Non mi sembrava! In effetti se la guardi dall'altra parte è discesa. Consegna foto della superstar fatta. Dopo queste bellissime salite, vedete come io e lei soprattutto abbiamo un sorriso stampato in faccia. Adesso andiamo verso Varzi, forse prima o poi mangeremo qualcosa, eh? Adesso si va alla ricerca del cibo. Ecco, ora inizia a piacermi. Poi ti chiedo l'autografo anch'io dopo mangiato, allora. Andiamo, va? Finalmente siamo. Finalmente. A comprare i viveri. E questo insensato vuol fare ancora miliardi di chilometri dopo mangiato. È tutta salita, quindi. È tempo di fare il pieno di benzina. Meno male che c'è la ragazza fuori che. Che non è molto convinta delle salite, quindi direi che la pausa può anche finire, cosa dite? Stiamo nerdeggiando. Siete convinti? Partiamo? Quanti chilometri? No, guarda, primo posto bello, decidi tu, primo posto bello tipo lì, in quel parchetto lì ci accampiamo, cosa dici? Sì, possiamo metterci anche qua, così domani mattina appena apre facciamo colazione al Carrefour in sella, ragazzi. Sappiamo dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare alla Fontanella. Ok. Valle di sopra si chiama. Valle di sopra già non mi piace. Perché se è di sopra vuol dire che bisogna salire assai. Pietra Cavina mi piace di più. Andiamo, dai, che viene buio. Ce l'abbiamo fatta, non so bene dove siamo, ma ci accampiamo dopo 68 km precisi. Direi non male come primo viaggio, soprattutto per loro in tandem. Montiamo la tenda e basta. Bene ragazzi, ormai buio, siamo pronti per la notte. La tenda l'abbiamo montata, non vedrete niente, ma sono invisibile e poco ci manca. Vabbè, ecco si vede. Va bene, adesso facciamo la pappa e andiamo a dormire. E ci si vede domani mattina. Ciao! Ciao! I grandi mezzi dello youtuber. Buongiorno! Vedete la mia faccia super riposata. La notte è passata, sono le 8. E qua i ragazzi sono già super operativi, hanno già smontato la tenda, perché a quanto pare devono fare quanti chilometri? 44. E quindi sono un po' più di corsa. Io me la prenderò un po' più con calma, perché per tornare a casa devo subito farmi una bella salitina così, e sono già contento. E niente, dai, poi ci salutiamo bene quando partono. Bene, i ragazzi sono pronti a partire. Io, come ho detto prima, me la prendo molto molto bassa. Che dire, è stato un super piacere accompagnarli in questa brevissima tappa, ma comunque
intensa, breve ma intensa. Soprattutto una salita era... Sì, una o due salite sono state interessanti, ma l'avete visto. Quindi saluto Lorenzo e Gull. E li facciamo un grosso in bocca al lupo per la loro impresa, che seguiremo sui loro social, quindi seguiteli. Per quanto riguarda me, il video lo chiudo qua, perché tanto poi devo solo far fatica e non voglio tediarvi con ulteriori sofferenze. Vi ribadisco di continuare a seguire Lorenzo sui suoi social e anche sul suo canale YouTube, comunque lascio tutti i link in descrizione. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale, mettere un like a questo video se vi è piaciuto, anche due, attivare la campanella delle notifiche e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Salutone! Buon proseguimento! Grazie! Ciao! Ciao, eh! Mi raccomando, insultalo a dovere, che se lo merita sempre. Cioè, te ogni tanto insultalo, che tanto prima o dopo se lo merita. Buon voyage.